Allora, adesso intervistiamo il professor Paolo Moderato, che è professore ordinario di psicologia generale alla IULM e ha avuto anche l'incarico di past president dell'ABCT, è stato presidente, l'unico italiano, ed è attualmente anche past president dell'AIAMCH. Inoltre è direttore della Scuola Cognitivo-Comportamentale Humanitas di Milano. Lo intervistiamo, Paolo Moderato non è un clinico puro, Paolo Moderato ha sempre oscillato e ha fatto un lavoro di frontiera tra area sperimentale e area clinica e proprio per questo ci interessa, perché operando tra l'area sperimentale e l'area clinica ha fatto questo investimento culturale e scientifico nella ACT, che in Italia, che ha radicato in Italia, e questo è il motivo di questa intervista di oggi. Allora Paolo, buongiorno, Ciao grazie di Sandra, essere qui. grazie Allora, la prima domanda è questa: ognuno di noi ha dei principi, anche se alcuni dicono non sono i principi, sono i problemi, ma insomma, noi ci riferiamo a delle cose, a dei punti teorici e clinici che riteniamo importanti. Puoi dirmi quali sono i tuoi? a te. Allora, io riprendo un attimo quello che tu hai detto nell'introduzione. In effetti io non sono un clinico. Sono uno sperimentalista che si avventura, ogni tanto si è avventurato nella clinica, soprattutto per vederne alcuni aspetti metodologici legati all'efficacia, che è un problema attuale, e anche per vederne gli aspetti didattici, ovvero sia come è possibile trasmettere in un modello scientifico, e già questo risponde in parte alla tua domanda, un modello scientifico trasmissibile. Cioè, farei la prima distinzione tra modello sciamanico e modello scientifico. Se vogliamo insegnare la psicoterapia in ambito clinico, dobbiamo adottare un modello scientifico di trasmissione intersoggettiva e non un modello sciamanico, di cui purtroppo oggi abbiamo molti esempi negativi. Il secondo aspetto è che io, più che un terapeuta, sono un analista, analista del comportamento. Tu hai detto giustamente, mi sono speso, mi sto spendendo per lo sviluppo dell'ACT. L'ACT di fatto è analisi del comportamento, quindi il mio riferimento metodologico è l'ambito tipicamente sperimentale, scientifico-sperimentale. L'altro aspetto è cosa caratterizza l'analisi del comportamento oggi. Certamente il modello scientifico, non c'è dubbio, però all'interno del modello scientifico ci sono diverse visioni del mondo. La nostra, la mia personale visione del mondo è una visione contestualista. Visione contestualista funzionale, come dice Steve Hayes, ma visione contestualista in generale, che è Cioè la visione, spiega. è la visione di un mondo in continuo cambiamento, è il pantarei di Eraclito, non fai mai il bagno nello stesso fiume. Cioè l'acqua scorre, la nostra vita è un fluido continuo. La visione contestualista spacca completamente l'antica visione comportamentista SR, quella rigidamente legata su due momenti, perché il concetto di contesto è un concetto di modulatore di funzioni, di rilevanza, di significato. Non dobbiamo più avere paura come comportamentisti di parlare di significato delle cose, ovviamente sempre agganciati a una dimensione di valutazione scientifica. Quindi, Quindi, scusa, è come se Hayes mi sembra che vada a vedere il linguaggio analizzandolo come un comportamento. certamente, Hayes ha fatto, tra mille critiche, ovviamente nel nostro mondo sappiamo bene come funziona tutto questo, ha fatto un passaggio non secondario, certamente, pur rimanendo nel mainstream dell'analisi del comportamento, dell'analisi moderna del comportamento, ha fatto un passaggio fondamentale nell'ambito dello studio del linguaggio, sia perché viene considerato un approccio post-skinneriano. Anche nell'analisi del comportamento ci sono molte resistenze ad andare in questa direzione, e sia perché ha potuto mettere insieme gli aspetti del pensiero, del linguaggio e dell'influenza sul comportamento, che era una cosa, diciamo, che aveva creato una separazione tra il mondo cognitivista e il mondo comportamentista. Chiaro. Detto molto così, diciamo,
diciamo, tagliata con l'accetta. Come se le riavvicinasse? Secondo me sì, perché rispetto al... ci sono alcune differenze con un mondo cognitivista in termini di funzione di contenuti, magari poi spieghiamo due parole su questo. Però il concetto dell'influenza reciproca delle diverse sfere dell'uomo, qui bisogna capire cosa intendo io per comportamento. Quando dico analisi del comportamento, quando io parlo di comportamento, definisco il comportamento in funzione onto e filogenetica, cioè devo parlare di una persona in particolare e di una persona che appartiene alla specie Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, come vogliamo. Allora, come fai a parlare di comportamento separandolo dall'aspetto emotivo, cognitivo e quant'altro? Cioè, evidentemente è una fusione. Poi noi li possiamo distinguere a scopo, e qui viene fuori la mia anima sperimentale, scientifico di studio, di analisi, ma l'insieme di emozione, azione e cognizione è assolutamente un punto chiave. Senti, ma queste tue premesse, questi punti che mi sembrano interessanti, come si traducono poi nel tuo lavoro pratico quando hai davanti un paziente? Allora, premesso che io in questo momento pazienti veramente ne vedo, in questo momento non ne vedo assolutamente. Ho avuto un'esperienza nel tempo con i pazienti clinica, perché è quello che ti dà il termometro, la prova, il laboratorio. Mm-hmm. Una delle lezioni che io tengo alla scuola si chiama dal laboratorio all'ambulatorio, gioco di parole ovviamente, però è fondamentale capire quanto di quello che tu studi in laboratorio è spendibile, trasmissibile all'interno di un laboratorio. E com'è? I principi sono trasmissibili. Una delle cose secondo me fondamentali su cui noi dobbiamo insistere anche con i giovani che hanno per vari motivi, soprattutto legati alla tipologia dell'università italiana, hanno una fame incredibile di cose pratiche. Assolutamente. Però bisogna temperare questa fame di cose pratiche spiegando che le cose pratiche diventano delle gabbie se le vedi da un punto di vista puramente tecnico, diventano gli strumenti incredibilmente potenti se tu conosci i principi che ci stanno alla base. Allora, da questo punto di vista, allora, tu conosci i principi, per esempio, del rapporto tra analisi linguistica, analisi del significato, analisi del comportamento, poi li traduci in specifici interventi che possono essere, se parliamo di ACT, gli interventi di diffusione, l'uso di metafore, appunto perché l'arte è molto legata all'uso del linguaggio. Spiega meglio il concetto di diffusione per il nostro pubblico. Diffusione, allora uno degli aspetti fondamentali, dei principi su cui si basa l'arte, è che noi siamo fusi con i nostri pensieri, cioè noi usiamo quello strumento potentissimo che è il linguaggio, che ci ha consentito di diventare appunto Homo sapiens sapiens e di dominare, tra virgolette, il mondo, però li usiamo in modo spesso da farci del male. Quindi arriviamo a non capire più la differenza tra ciò che è e ciò che pensiamo che sia. Cioè il pensiero sul mondo diventa il mondo, mentre è solo un pensiero. Queste cose però sono anche nella tradizione cognitivista. In alcune tradizioni cognitiviste, certo. La differenza rispetto, no, certamente fa parte della tradizione cognitivista, la differenza forse più importante rispetto alla tradizione cognitivista è il concetto di contenuto del pensiero, di funzione del pensiero, che poi tradotto in termini tecnici significa non lavorare più sul contenuto per, tra virgolette, scacciare il contenuto, ma lavorare sul contesto per cambiare la funzione del pensiero. Cioè tu non lavori più sul fatto di eliminare il pensiero disturbante, ma hai una forma di accettazione di tutto quello che è il mondo intorno a te, cercando di diffondere, ma di cambiare il contesto in cui quel pensiero ruota. Fammi un esempio pratico.
su un paziente, un su un piccolo pezzo clinico. Noi spesso noi siamo fusi con i nostri pazienti, con i problemi dei nostri pazienti. Cioè siamo fusi con un pensiero, lavorando con bambini e genitori. Tu ti accorgi che il genitore sta facendo una cosa problematica, che diciamo ha un'influenza negativa sul bambino. Anziché cercare di cambiare il contesto in cui tutto questo avviene, tu ti fondi, cioè ti sovrapponi, come posso usare un'altra metafora, ti appiattisci, ma non è proprio su quello che è il comportamento della persona. Quindi... poi noi siamo fusi con i nostri pensieri quando pensiamo non so fare questa cosa non lo so fare. Com'è un intervento di diffusione su questo? Ci sono tante tecniche diverse, molto spesso l'uso di metafore, quindi il linguaggio, per cercare di separare questo. Senti, come valuti il cambiamento nei pazienti, o come hai valutato nel momento, adesso in questo momento dici che non stai vedendo pazienti, ma nella tua vita... Vabbè, ma lo stesso. Esatto. Come valuti il cambiamento nell'arco di una psicoterapia? Hai delle procedure testistiche? Lo fai su indici clinici? Allora, una delle cose principali da ricordare, credo che sia la nostra fallacia cognitivo-mnemonica, no? Cioè noi siamo convinti di ricordarci le cose, poi... come sappiamo quando andiamo a fare la spesa, ricordi questo, quest'altro, accidenti, mi sono dimenticato. Quindi la prima regola è registrare in qualche modo quello che sta succedendo. Dopodiché le modalità per registrare sono innumerevoli e tra l'altro anche per valutare proprio il cambiamento, l'efficacia dell'intervento, ormai sono disponibili delle forme di registrazione sotto forma di semplici checklist che ti consentono proprio di valutare l'effectiveness, cioè l'efficacia pratica del tuo intervento. Non tanto l'efficacia teorica, l'efficacy, ma quello che tu come terapeuta... Quindi hai una testistica che si può fare... Ma si possono fare anche delle... si può creare ad hoc. Certo, io credo che sia giusto educare i nostri giovani colleghi a registrare con strumenti che possono essere le varie forme di test che ci sono, CBA, piuttosto che insomma tutta quella serie di cose, il prima e il dopo, anche per avere un criterio obiettivo di cambiamento. Dopodiché uno può anche crearsi, ovviamente con un poco di buon senso, delle schede di rilevazione personale. E quando tu arrivi in chiusura di una terapia, che è un momento molto delicato, perché abbiamo visto anche queste interviste, che i clinici hanno tutti una sensibilità verso la chiusura, tu hai delle procedure per capire, comprendere, anche delle linee guide per comprendere l'arrivo alla chiusura che hai voglia di raccontarci? Allora, la prima cosa che mi sento di dire è questa. La chiusura dipende dall'apertura, ovvero sia il tempo speso per l'assessment, per la valutazione iniziale, è tempo d'oro, non è mai sufficiente, non è mai abbastanza per capire bene la persona che hai davanti e non solo limitarti a classificare il disturbo in qualche forma più o meno. Quindi il tempo speso per l'assessment, per capire le aspettative. Per esempio, una cosa su cui io spendo un po' di tempo è questa. Ragazzi, voi avete in mente quali sono le aspettative del vostro paziente? Non di quello specifico, ma in generale, sulla psicologia. Qual è il modello di psicologia che le persone hanno più o meno in mente? In questo momento storico, pensate come si forma un'immagine. Quindi da questo punto di vista pensare che cosa la persona che viene, che
non sa che sta venendo da te in quanto terapeuta cognitivo comportamentale di sottospecie ABC, quant'altro, eccetera, non sta andando da uno psichiatra, da un neurologo, e via discorrendo. Quindi avere questo tipo di immagine. Dopodiché l'assessment specifico sulle persone, indubbiamente. Ma tu lo fai coi test? L'assessment è una procedura lunga in cui puoi usare anche certamente dei test per valutare il punto di partenza, okay. Però la conoscenza della persona, direi principalmente. E per il finale, ecco, per il finale volevo, visto che tu mi hai chiesto proprio una cosa specifica, c'è uno strumento che ti volevo un attimino presentare, perché è un po' particolare rispetto a quello che è diciamo la procedura di allentamento. Allora, tutti quanti bene o male facciamo una procedura di rilascio, come dire, lento, no? Allora, raccontaci di questa procedura di chiusura che ci stavi introducendo. Sì, allora, Bob Kohlenberg, che è un esponente di quella che viene conosciuta come FAP, Functional Analytic Psychotherapy, che è venuto a fare formazione anche da noi, che è una delle cosiddette terapie di terza generazione, ha una procedura di chiusura che si chiama lettera al cliente di fine terapia. E ti racconto brevissimamente che cosa lui chiede di dire. In questa lettera proprio scritta, una lettera scritta a mano al paziente, lui chiede di, nell'insegnamento ai nostri ragazzi, di descrivere risultati e progressi del cliente in terapia, niente di nuovo. Qualità speciali e uniche del tuo cliente, ciò che apprezzi di lui. Poi spiego alcuni aspetti della FAP. Interazioni particolarmente importanti che hai avuto con il tuo cliente, cosa ha avuto impatto su di te a livello personale, cosa ti è piaciuto e che cosa ti ha toccato e commosso. Questo è un punto. Cosa ti porti a casa dal lavoro con il tuo cliente, cosa ti ricorderai di lui, in che modo sei diverso come risultato del fatto di aver lavorato con lui. Che cosa ti piacerebbe che il tuo cliente si portasse a casa del tuo lavoro? Che cosa è importante che si ricordi? Qualche rimpianto? Le tue speranze, i tuoi auguri per il suo cliente? Cosa ti mancherà di lui? Consigli di commiato, eccetera. È una cosa un po' particolare questa, perché la forma della FAP è una forma molto emozionale, no? La parola love è una parola molto presente all'interno di queste forme terapeutiche, quindi c'è tutta una parte, una dimensione emozionale particolare, diciamo. Ecco. Questo mi colpisce, perché se ti ricordi il Anthony Ryle, lui aveva fatto tutto questo apparato cognitivo analitico alla fine degli anni 70, e lui aveva questa procedura che lui faceva come la lettera scritta al cliente, con tutto quello che si è fatto insieme, mentre quello che tu racconti è come se fosse la lettera... Non solo quello che hai fatto, ma quello che hai sentito. Esatto, ma che anche il terapista dice a se stesso. Esatto, esattamente. Io questa cosa ogni tanto l'ho fatta nella mia vita, la lettera... Certo, bisogna sentirsela. Poi è faticoso, però... È faticoso. Però è vero che è un punto... Non può essere prescrittivo, devi scrivere questa lettera. No, però è vero devi che... sentire. Però è importante, perché le volte che anche il clinico ha voglia e tempo e modo di farlo, il cliente si porta in tasca quella lettera, e in quella lettera c'è magari un lavoro di 2 anni, un lavoro di 3 anni, è comune ed è molto preziosa e si può riguardare, rileggere. Infatti uno dei consigli è proprio che se lo porti in tasca come forma di... infatti. Allora, qui siamo arrivati alla domanda sulla terza, che tu hai detto terza, noi chiamiamo terza onda e tu hai detto terza... Terza onda, 3G, terza generazione. Che ne pensi? Li vedi accomunati da qualche principio, oppure cosa ti colpisce delle diversità? E ne hai studiato qualcuno? Ovviamente sì, perché ti sei occupato a fondo dell'ACT. E parlacene un po' di questo. Ok, ci sono, secondo me, nella terza generazione alcuni aspetti comuni e alcune diversità. Allora, se parliamo di due ali diverse, l'ala Wells e l'ala Ace, per intenderci, paradossalmente sono due persone che a me piacciono molto
ovviamente mi rispecchio un attimo in questa loro, perché sono dei clinici ma sono degli sperimentalisti, cioè tutti e due si occupano di ricerca sperimentale sui processi cognitivi, sì, sull'attenzione. Sull'attenzione, Wells, Steve Hayes lo stesso, quindi c'è questa doppia identità di sperimentale, di valutazione scientifica e nello stesso tempo di applicabilità dei processi. Non ci dimentichiamo che in psicologia, tutto sommato, poi tantissime ricerche non hanno portato a nessun tipo di applicazione. Allora, se noi parliamo dell'ACT, della terza generazione nella versione, diciamo, di questa ala, la cosa che hanno in comune è che in entrambi i casi, sia Wells che Hayes che Linehan dicono non è il contenuto del pensiero quello su cui deve lavorare, uno perché è un metamotore sopra una metacognizione, quell'altro perché dice è la funzione, il contesto e non il contenuto. Questo è l'aspetto comune. Per quanto riguarda l'ACT, a me la cosa che piace di più dell'ACT è che è in questo dissento da quanto diceva Antonio Semerari in un'altra intervista. L'ACT ha un modello esplicativo di funzionamento fisiologico della psicologia e contemporaneamente lo stesso modello rovesciato di alcune patologie, cioè gli stessi principi, gli stessi processi che spiegano il nostro comportamento normale possono portare alla spiegazione di un comportamento patologico. Non ci dimentichiamo che in psicologia dopo 100+ anni un modello psicopatologico condiviso non c'è. Chiaro. Non c'è neanche all'interno dei singoli sottomodelli, ognuno cerca o precisione o ampiezza, ma un bilanciamento tra precisione e ampiezza che consenta di spiegare in modo significativo e adeguato tutto questo non ce l'abbiamo. A me piace questo tentativo dell'ACT da un punto di vista sperimentale, soprattutto da un punto di vista di ricerca, perché ti dà la possibilità di vedere da una parte come funzioniamo o non funzioniamo, tra virgolette, e dall'altra parte come puoi lavorare perché funzioniamo meglio. Quindi quello, il punto su cui appunto diciamo, mi trovo in disaccordo con Antonio Semerari è che soprattutto l'ACT, forse lui si riferiva generalmente alle terapie di terza generazione senza specificare, ma l'ACT ha una ampiezza di intervento molto ampia, cioè non è una cosa specifica per aggiustare qualcosa che non funziona, ma è per metterti nella condizione di vivere una vita, loro dicono esattamente di valore, cioè che segua i tuoi valori, che ti dia la possibilità di procedere lungo una strada in cui tu ti senti veramente realizzato come persona. Questo punto che tu hai detto, che ovviamente è condivisibile e interessante, mi sembra che riguardi le terapie di terza ondata che sono basate sulla ricerca di un modello scientifico, sì. Che però non sono tutte, penso a Jung, cioè è strano perché nella psicoterapia esiste anche questo filone di qualche clinico che si fa venire le idee, no? Sì. Cioè, non dimentichiamoci che Freud comincia pensando di poter trovare basi neurologica e quanti clinici sono venuti a forza di vedere pazienti hanno avuto delle idee, quindi è come se ci fossero due modi di nascita, no? E quello che tu mi stai dicendo, e io credo che sia interessante, questo è un dibattito anche detto studi cognitivi, è che è particolarmente interessante in questo momento guardare alle terapie di terza ondata che hanno una base scientifica forte. Sì, che non vadano confuse con New Age o forme strane, altre forme di sciamanesimo, cose di questo tipo, perché il rischio c'è di avere questo atteggiamento un po', come posso dire, se vogliamo usare un termine che per la nostra generazione avevamo un po' hippie, un po', adesso si usa più New Age, più un po' più fumoso, un po' su... No, ecco, no, assolutamente, stiamo parlando di qualcosa che deve essere dimostrato, deve dimostrare efficacia con modalità scientifiche, anche la mindfulness.
Cioè, d'accordo che ci sono le radici orientali, eccetera, eccetera, però noi dobbiamo dimostrare efficacia specifica o generalizzata, a seconda di quello che vogliamo fare, però soprattutto, e qui c'è un altro aspetto degli studi, non solo efficacia in termini di analisi di esiti, ma anche di processi. Certo, cosa cioè, funziona. Cosa funziona, cosa invece si può togliere che è ridondante. Cioè, io sono convinto che sicuramente c'è un core nella psicoterapia comune, però ci sono tanti aspetti ridondanti che potrebbero essere tranquillamente tagliati. Questo è molto interessante. Dunque, passiamo all'ultima domanda. Integrazione con approcci non cognitivi, che ne pensi? L'hai effettuato in prima persona? Hai seguito qualche training non specifico della tua, o lontano da quella che è la tua formazione di base? Cosa ne hai ricavato e come lo inserisci nella cornice teorica a cui ti rifai? Allora, qui secondo me ci sono, io ho due diversi atteggiamenti. Allora, uno, mi rifaccio alla ricerca che ha fatto, il lavoro che ha fatto Isaac Marx e Lucio Sibiglia sugli aspetti comuni sì, della psicoterapia. Ecco, ti ricordo, abbiamo anche parlato nel corso di un dibattito introduttivo al congresso SICH. E questa cosa la trovo molto importante, cioè trovare gli aspetti tecnicamente traducibili. Questo mi convince. La cosa che non mi convince è l'eclettismo confusivo, ovvero sia, se tu hai due modelli di riferimento metateorici che si fondano su due concetti completamente antagonisti. Faccio l'esempio. L'analisi funzionale si basa appunto sull'analisi, la psicoanalisi si basa sull'interpretazione. Interpretazione e analisi funzionale non possono essere messi insieme, perché sono due modelli, due concetti completamente incompatibili tra di loro. Così come mi trovo un po' perplesso il fatto di mettere insieme un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro. Un conto è avere una visione per dire la psicologia cognitiva, comportamentale, ha spesso peccato di mancanza di visione sistemica. Allora, avere una visione sistemica è certamente un contributo importante, che può espandere la potenza. Un altro conto è metterci dentro qualche aspetto specifico. La visione è un punto, se è compatibile, qualche aspetto tecnico ci può stare perfettamente, perché la tecnica la puoi modellare come vuoi, andare a prendere dove vuoi. Diciamo che eviterei invece di mettere insieme quella specie di un po' all'italiana, un'insalata che non è italiana in questo caso, è internazionale, ma mi mette insieme un po' cose che insieme tanto non ci stanno. Che racconta un po' però l'epoca. Che racconta un po' l'epoca, però certo. Io lo vedo anche in positivo, nel senso che probabilmente c'è anche la crisi di una serie di modelli ideologici, toti esplicativi. Assolutamente d'accordo. E quindi io credo che, infatti questa è l'ultima cosa che ti chiedo. E anche il rischio di diventare prigionieri del proprio modello. Appunto, quindi in questo momento secondo me tutti siamo un po', quello lo prendi lì, però questo non so come integrarlo, assommo e non integro. Però è veramente una fase di transizione che mi porta all'ultima domanda, Paolo. Come vedi il futuro? Perché ci siamo arrivati passo passo. Ci siamo arrivati, come vedo il futuro? Tra come lo vorrei vedere e come lo vedo. Esatto. Bella domanda questa. Come vedo il futuro? Vedo il futuro in termini di ricerca sempre di più su quelli che sono i processi che dimostrano efficacia, in modo da, come lo vorrei vedere questo ovviamente, come una ricerca che vada a vedere veramente il core di ogni intervento. E il secondo aspetto è che credo che la cosa più sensata in questo momento che possiamo fare è mantenere una coerenza, e questo risponde un po' alla domanda precedente, una coerenza interna al proprio modello, cioè piuttosto che mettere insieme cose che insieme non ci stanno. Allora, se noi abbiamo una coerenza interna al proprio modello, che però non deve diventare inflessibilità, credo che questo possa essere un punto comunque di riferimento.
Per quanto riguarda, come dire, l'offerta al grande pubblico, questo è un grande problema. Cioè, come io credo che State of Mind da questo punto di vista stia facendo un gran lavoro, infatti è un nostro punto di riferimento per cercare di illuminare un pochino la scena. Ovviamente non è che ci vanno tutte le persone che potrebbero avere bisogno di psicoterapia o non vedere State of Mind. Però sai, nel mondo di internet attuale, in cui trovi tutto il contrario di tutto, avere dei punti di riferimento in cui tu dimostri la coerenza interna di un modello e allo stesso tempo dimostri flessibilità nel discutere con altri, mantenendo una cornice scientifica rigorosa, credo che questo sia il massimo che possiamo aspettarci. Nel prossimo futuro. Nel prossimo futuro. Grazie tante. Grazie a te, grazie a voi.